Emergenza maltempo. La pioggia fa danni per milioni, raccolte i distrutti, chiesto allo stato di calamità naturale. Ebbo rimessa in ginocchio dal maltempo e chiede lo stato di calamità naturale. Ad invocare il provvedimento sono i rappresentanti del consorzio balneare Era Sele e il consorzio Destra Sele. Chiedono alla regione i fondi almeno per la manutenzione. E a coda di volpe e allarme percorato. Molti ricorderanno naturalmente che fu percorato insieme alla regione a volere che le ecoballe venissero stoccate proprio in un sito molto pericoloso soprattutto per l'agricoltura. La pioggia sta riempiendo le vasche che contengono il percorato delle ecoballe nel sito di coda di volpe. A lanciare l'allarme il presidente del comitato Santa Cecilia, Domenico Alfano, insieme a Don Daniele Peron. Il sito è senza controllo, spiega Alfano, da almeno 2 giorni. Se le vasche che contengono il percorato si riempiono e poi tracimano, potrebbero esserci danni irreparabili per l'intero comparto agricolo e per la salute dei cittadini. Il presidente del comitato di quartiere, Don Daniele Peron, invitano tutte le istituzioni ad intervenire, controllare il livello di riempimento di quelle vasche. Se il percorato termina nel terreno, potrebbe verificarsi una catastrofe ambientale senza eguali.